Amici di Colpo di Tacco Web, benvenuti a Underover Speciale Europei 2012, in mia compagnia Raffaele Pappadà. Ciao Ciao Raffaele, Robby. oggi faremo una panoramica degli europei che stanno per iniziare, andando a puntare anche su quelle che saranno, dal nostro punto di vista, le accoppiate vincenti nei gironi. Partiamo subito, Raffaele, con il Sì. girone A: Grecia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia. Russia. Sì, questo diciamo che è un girone, se vogliamo, livellato verso il basso, però c'è la Russia che comunque come valori tecnici ha sicuramente un coefficiente più alto. La Repubblica Ceca è in calo rispetto agli ultimi anni, diciamo che dopo l'annata dei Nedved, dei Poborsky, poi non ha saputo offrire un grandissimo ricambio generazionale, quindi in questo contesto con la Grecia che anche non è quella che poi ha vinto l'Europeo del 2004, Anche potrebbe quella non era una inserirsi, grande anche Grecia. quella non era una grande Grecia, potrebbe inserirsi la Polonia, perché sia gioca in casa e poi comunque è un movimento calcistico in ascesa, penso a Blachikovskij, a Obraniak, a Lewandowski, anche al portiere Cesna, se pensiamo che Borus addirittura è il secondo portiere della Polonia, insomma, credo che sia una squadra. Potrebbe essere la Repubblica Ceca di qualche anno fa, Sì, ma potrebbe essere sicuramente una squadra in grado di dare fastidio, ecco, all'europeo. la Grecia invece, Papadopoulos, Ma la Grecia Tsekas. non è malaccio, nel senso non è una squadra materasso, però la vedo inferiore, diciamo, sia alla Polonia che alla Russia e probabilmente anche comunque alla Repubblica Ceca. E allora andiamo a vedere la puntata di Russia e Polonia insieme, quotata 3-10, 3-10. quindi Polonia e Russia passerebbero così il turno A. 3-10 mi sembra anche, insomma, una quota discreta. Assolutamente sì, andiamo al girone B, quello che probabilmente è il girone di ferro Sì. di questi europei, la Danimarca di Morten Olsen, poi abbiamo la Germania, il Portogallo e l'Olanda. Sì, bisogna dire che è difficile anche da pronosticare questo girone, per il semplice fatto che poi saranno tutte partite vere. Abbiamo tre squadre che comunque hanno grande ambizione, Portogallo, Germania e Olanda, ma non dobbiamo dimenticare la Danimarca, che è una squadra piena di giovani con Eriksen su tutti, che vuole dimostrare anche alle big europee di valere il grande salto. Quindi io starei molto attento alla Danimarca, addirittura in proiezione, se dovessi sbilanciarmi, potrebbe addirittura essere favorita sul Portogallo per arrivare terza, anche se poi poco significherebbe. Portogallo che alla fine, a parte Cristiano Ronaldo, non mi sembra che abbia questo grandissimo impianto di squadra. Diciamo che è una squadra di potenzialità, ma di giocatori che ancora si devono affermare. Basti pensare a Nani, giusto per fare un esempio. La Danimarca, non dimentichiamo che poi ha vinto anche il suo girone di qualificazione, è una squadra da prendere con le pinze. Eh sì, poi Germania e Olanda sono due tra le favorite, non tanto per il girone, ma per la vittoria finale dell'Europeo. Addirittura la Germania è data da molti e anche dal sottoscritto come la principale accreditata, perché se andiamo a vedere, insomma, l'11 titolare che può schierare Löw, veramente un top 11, un dream team con Klose davanti, Podolski, Özil, Müller, un centrocampo fortissimo, anche una difesa, un portiere che probabilmente attualmente è il più forte in Europa e nel mondo, quindi la Germania è la favorita. Però l'Olanda può, come sempre, come da tradizione, opporre un potenziale offensivo veramente di primissima fascia. Diciamo che forse per l'Olanda questo è il momento della maturità di questa nidiata di campioni. Se non dovessero vincere, insomma, quest'anno poi sarebbe difficile pensare al futuro. Ma la Germania è una squadra che già fece molto bene agli scorsi mondiali, e adesso anche è una squadra molto più Sì, consapevole delle sono due proprie movimenti, potenzialità. diciamo, comunque in crescita, perché poi l'Olanda pure è stata finalista al mondiale, quindi sarà una bella sfida quella tra Olanda e Germania. Vincenti quindi Germania e Olanda nel Ma sì, girone. dai, io direi di giocare Germania-Olanda, quota 2, quindi neanche poi così bassa, insomma. Una quota abbastanza buona, poi andiamo al girone dell'Italia che è composto da Italia, poi abbiamo la Croazia, squadra comunque sia Con le dovute eccezione. proporzioni possiamo ricalcare un po' il discorso del girone B, nel senso che forse la Spagna sì, sicuramente è molto più forte delle altre tre, anche dell'Italia come valori tecnici, però saranno tutte partite da giocare, non ci saranno passeggiate, perché l'Irlanda ha la chiave segreta che poi è Giovanni Trapattoni e sappiamo quanto sia difficile vincere una partita, spesso partita a scacchi contro il Trap. Poi la Croazia, che è comunque una formazione guidata da un tecnico giovane emergente come Bilic, poi a Modric che è una vera stella internazionale, ma anche altri giocatori che possono far male anche a Italia e Spagna.
detto questo, la Spagna sembra in questo momento un gradino sopra le altre, l'Italia... Sì, l'Italia è lì, tra l'altro, sai, la vera incognita è la prima partita, perché Italia-Spagna arrivi a giocartela a freddo, se l'Italia dovesse fare il colpaccio potrebbe addirittura aspirare al primo posto, però insomma, noi ce lo auguriamo magari. Per noi è Italia-Spagna. È chiaro, sì, 1,80, quota da minimo sindacale, direi. Sì. Tutto sommato è una quota comunque accettabile. Andiamo allora al girone D, l'ultimo girone. Qui abbiamo pensato alla sorpresa. Sì. Abbiamo la Francia, poi abbiamo l'Inghilterra, abbiamo la Svezia e l'Ucraina che ospita questi. Sì, diciamo che per l'Ucraina vale il discorso opposto rispetto a quello che abbiamo fatto per la Polonia, perché se è vero che gioca in casa non mi sembra che abbia poi nel suo 11 le potenzialità per mettere in seria difficoltà quelle che sono tre nazionali importanti come Inghilterra, Francia e Svezia. È una squadra che ha fatto Shevchenko, anche fatica, no? A ringiovanirsi. Appunto, diciamo, Shevchenko è l'emblema poi di questa nazionale, un po' ormai sulla via del tramonto. Abbiamo pensato alla sorpresa anche per quelle che sono le problematiche con cui dovrà avere a che fare Roy Hodgson, perché nelle prime due sfide, che poi sono proprio quelle contro Francia e Svezia, ossia quelle più importanti, mancherà Wayne Rooney, mancherà Tim Cahill per quella doppia frattura alla mandibola, mancherà Lampard, mancherà anche Terry, giocatori che poi si sono rivelati importantissimi nella vittoria della Champions del Chelsea. Quindi qualcosina in meno l'Inghilterra dei giovani ce l'ha. La Francia invece è un movimento che negli ultimi anni